so che cosa è successo, però, perché sembrava un problema minore, poi sei stato fuori tanto. Sì, il problema è che per la voglia di allenare è cominciato prima, mi ha fatto male due volte e per quello si è fatto lungo, però oggi sono meglio e già pronti per stare con il mio compagno. Quindi sarai ovviamente pronto per il preliminare, immagino sia il primo vostro obiettivo entrare in Europa, però ti chiedo anche in generale qual è l'obiettivo vostro in questa stagione, perché visti da fuori sembrate veramente forti. Sì, siamo una squadra forte e secondo me dobbiamo andare avanti sempre, sempre pensare in vincere qualcosa e sicuramente meglio che l'anno scorso. Credo che siamo un gruppo bello, un gruppo di molta qualità e sicuramente quest'anno andiamo a fare una buona stagione. Poi Jacopo. Ciao Gonzalo. Ciao. Volevamo sapere un attimo la tua situazione contrattuale, nel senso, avevamo letto anche di un tuo possibile rinnovo, se c'è stato, come. No, a me non mi hanno detto niente. Io solo penso in quest'anno, in giocare, in farlo bene per me e per la Fiorentina e dopo vediamo che succede. No, io ho 2 anni di contratto e solo pensare in quest'anno. Ciao Gonzalo, è arrivato Mario Gomez a Firenze, un signore attaccante. Mi dai un giudizio da difensore, visto che poi quest'anno in Serie A sono arrivati altri attaccanti importanti come Higuain, Tevez. Chi è più forte secondo te? No, è difficile dire uno. Credo che è importante per la Liga Italiana che arrivi questi giocatori, tanto Mario Gomez, Tevez, Llorente. Giocatori di qualità, giocatori che fanno la Liga importante e sicuramente speriamo che Mario lo puoi fare meglio che Tevez e Llorente. Sì, ciao. Da chi è arrivato, come Mario Gomez, a chi ancora non è arrivato ma sembra che possa arrivare. Quindi ti chiedo cosa pensi dell'eventuale arrivo di Julio César? No, io penso solo in questi giocatori che abbiamo adesso. Penso che tanto Neto, Munua e Lopatelli sono portieri di qualità, portieri per la Fiorentina e solo penso in loro. Ciao Gonzalo, volevo sapere cosa hai provato e cosa provi tuttora, se ripensando al campionato scorso e a come avete perso la Champions League. E volevo anche sapere se concordi su quello che ha detto Pizarro, cioè che secondo lui qualcuno ha provato a farvi uno scherzetto nelle ultime giornate di campionato. Per la ultima partita, dici? No, non lo so. Quello è l'anno scorso. Io penso in quest'anno e farlo bene e che la Fiorentina arrive lo più alto possibile. Sì, mi dispiace perché abbiamo stato vicino della Champions, la Champions è differente a tutto, però oggi penso in giocare la Europa League. L'anno scorso dovevate crescere molto, era un gruppo tutto nuovo, quindi la Fiorentina è stata quasi un miracolo, cioè avevamo grande fiducia, però era tutto da capire che cosa avrebbe potuto fare la Fiorentina. Ti aspettavi che diventasse così forte? Cioè, immagino che tu ti aspettaste che la squadra sarebbe stata rinforzata, ma così tanto? No, quando arrivé ho visto che aveva giocatori importanti qui, però non pensavo arrivare alto così. E per me giocare sempre, però sempre penso che è importante, per esempio, a Borja, io lo conoscevo, sì? Lo conosceva prima e sapeva che era un giocatore incredibile.
No, forse ho fatto male la domanda, no, non ci siamo capiti. Ti aspettavi che venisse rinforzata così tanto quest'anno, questo campionato? Perché è stata rinforzata tanto la squadra. Sì, sempre. È normale, sì. Sì, andiamo. Noi dobbiamo andare avanti, sempre è importante che arrivino giocatori così, e per la Fiorentina è importante tanto, come ho detto, Mario Gomez o Joaquín, giocatori di esperienza, giocatori di qualità.